Buongiorno, oggi domenica 12 maggio facciamo skincare. Iniziamo questa giornata facendo skincare insieme. Finalmente una domenica di sole intenso. Se continua così con questo tempo e anche con questo caldo, perché comunque sta facendo abbastanza caldo, prossima settimana finalmente faccio anche io il cambio stagione. La mattina mi dedico un attimo a delle cose di casa perché sono necessarie. Devo anche fare un attimo una pulizia delle mie borse e iniziare a vendere qualcuna su Vinted. Come vi ho accennato anche negli scorsi vlog, sto cercando di dar via più cose possibili, soprattutto se non me le metto, perché è inutile che stanno nell'armadio, quindi sto un attimo rinnovando il mio armadio di Vinted. E questa cosa continuerà anche per le prossime settimane, perché essendo poi che faccio anche il cambio stagione, ovviamente ci sono tante altre cose sicuramente che dovrò togliere. Mentre oggi pomeriggio mi vedo con Emanuele, che se mi seguite da un po' sapete che è un mio amico da ormai penso decenni. Abbiamo ripreso i nostri rapporti ad agosto. Inizio a fare le mie 8000 cose perché voglio fare più cose possibili stamattina. Tra l'altro devo montare anche un video, e questa era una di quelle cose che mi preoccupava, perché non so se avete notato, ma da inizio maggio sul mio canale, e sono contentissima di questo, stanno uscendo due video a settimana. Solo che facendo uscire due video a settimana, gran parte del mio weekend, perché poi durante la settimana non posso farlo, lo impiego per montare video e in previsione dei Wikivlog che sicuramente girerò anche quest'anno. Ho deciso di magari cadenzarmi un giorno in cui so che quel giorno monto il video, e voglio che sia un giorno durante la settimana. Ora di pranzo, ne ho approfittato stamattina, ho lavato i capelli e ho sistemato delle questioni anche relazionali che dovevo sistemare. Adesso mi stavo organizzando con Emanuele perché abbiamo deciso che alla fine andrò io da lui e non lui da me. Probabilmente resteremo a casa, quindi sono contenta. Adesso sto preparando il pranzo. Sto facendo un po' di pasta. Alla fine questo weekend non sono riuscita a fare neanche la metà delle cose che mi ero prefissata, e se non l'avete visto vi lascio lo scorso vlog qui sopra, dove abbiamo parlato un po', io ho fatto tante cose, ho conosciuto una nuova persona. Mangio e mi inizio a vestire perché alle 4 devo essere da Emanuele e devo partire da casa ovviamente alle 3. Guarda chi c'è. Salve, abbiamo qui una ragazza No, molto. non dire Puoi ricominciare da capo volendo, Vai, sei pronto? No, se no devo tagliare la parte, sei pronto? Perché non sei capace? Te lo sono attimo Sì. il PC. No, no, sono Ma tu capace. che usi per montare video? No, un programma proprio tipo Movie Maker, te lo ricordi Movie Maker? Ma c'ho 40 anni, Movie Lo Maker. so, ma mi trovo bene con quello e le ragazze non si lamentano dei miei vlog, quindi anzi, mi piacciono tanto Bello con Movie Maker. PowerPoint, con disegnini. Ciao, sono Ugo. Ciao, sono Sara. Ciao, sono Sara. Sono Sara e sono sola. Ho 24 anni, quasi 26. Sai che ho fatto una volta? Era l'anno scorso a Pasquetta ed ero sola, non c'avevo amici, non c'avevo nessuno. Stavo a casa, Tu vicino a dici casa sta mia. roba su YouTube? Sarà tristezza fatta persona, No, comunque. è la mia vita, è la verità, però perché non devo dire la Ma verità? tu c'hai persone che ti seguono e se tagliano i polsi Non dopo è vero, che t'hanno. le mie ragazze mi vogliono bene. Vabbè, ci sta sto vicino di casa mia, che era un ragazzetto, che aveva organizzato una festa con tutti i suoi amici E bene, è imboccato. e le sue amiche. Io sono andata lì, gli ho detto ciao, sono Sara, sono sola. C'è un po' di colomba anche per me? Adesso ogni volta mi ricordo queste cose e faccio ciao, sono Sara e sono sola. Ma veramente ti ho detto sta frase, Ma seriamente? Vabbè, ma perché ci ho provato? Come quando ho lasciato il numero a quello venerdì? Ma tu sai come gli ho lasciato il numero? Penso su un bigliettino gli hai tirato in Sì, faccia? tipo sono andata là e ho detto ciao, tieni. E me ne sono andata. No! Dici, mi hai scritto dopo una settimana. Grazie che ti ha scritto. Cioè io, tu vieni da me. Così, mi lasci il numero e te ne Allora vai, no, faccio tipo. vedo questo ragazzo. E già lo vedi. Era il suo compleanno. E fino a qua ci stiamo. Era un bel ragazzo, sono andata lì. Di chi è il compleanno? Lui mi fa il mio, ho fatto guarda, auguri. E me ne sono andata. Come una stupida, ho detto ma cacchio, non mi sono manco presentata. Ma perché io non so tipo da fastidio, cioè io sono troppo Si trova lì, timida. piacere sale e te ne sei rinata. Esatto! Dai! Oh, te conoscessi! Il mio amico si avvicina e gli comincia a parlare. Tutto ciò perché l'amico tuo ci si avvicina. Perché voleva farmi interagire con questo. Palle zero tu, eh! No, io non sono proprio capace a fare Vabbè, queste vai! cose. E a un certo punto questo qua viene e mi dà la sua torta di compleanno.
mi offre la sua torta. Si comincia dalla torta. E io gli ho detto grazie, mando sta torta. Mando la torta, volevo tipo scomparire, cioè proprio scomparire. Ma ero troppo imbarazzata. La torta. Ho detto vabbè, ma allora mi presento. Quindi sono andata e ho detto guarda, grazie per la torta, piacere Sara. E me ne sono andata. Allora, sono andata lì, gli ho fatto gli auguri. Mi sono presentata, non è che posso fare chissà cosa, se è interessato fa lui qualcosa. I miei amici mi hanno incoraggiato a lasciargli il numero. Però ho detto, sai che c'è, è un bel ragazzo, mi interessa, perché no, proviamoci. Ma tipo veramente gli ho scritto il numero su un bigliettino, ma cos'era? Io ci ho scritto sotto, c'ho scritto solo il numero. Ciao, piacere Italia, hai fatto tipo... Il problema è che non lasci i nomi. Infatti che ti dice ciao, buonasera Sara. No, ma che nome devo scrivere? Perché quello dopo una settimana te l'ha scordato. Sì, sì. Fortuna che c'è scritto sopra Instagram. No, non WhatsApp. C'ho su WhatsApp. Volete il numero di Sara? Non ce l'ho su WhatsApp come mi chiamo. È quello il problema, che se me lui non si ricorda. No? Vediamo se mi ha risposto. Io ho scritto come le chiami. Oh, mi ha risposto! Mi ha risposto! Si ricorda come se mi chiamo, anche se non ce l'ho, vedi? Anche se non ce l'ho. Come stai, Sara? Sara, giusto? Vedi, anche se non c'è il nome si è ricordato come mi chiamo. Sara ha lasciato il segno. Mia madre mi manda un messaggio vocale di 3 minuti, di 3 secondi, vediamo che vuole. Sara, che stai a cena a casa, mamma? Per lasciargli il numero ho usato una tattica. Cioè tu per fare una fiction su lasciare il numero a pischello. Ho capito, ma poi non è da me, che faccio? Poi... mi vengo a presentare, ti faccio gli auguri, faccio di tutto. E vedo che da parte tua non c'è interesse. Progis, raga, progis. È normale. Sponsorizzazione. Non mi pagano. È normale che... a me quello è fatto. Tu paghi tutto. Io pago tutto. Io penso che non gli interessavo, perché comunque non mi ha dato modo di capire che era interessato. Non mi guardava. Stava lì che ovviamente stava a festeggiare il compleanno. Non è che uno resta a fissa mezz'ora, eh. Uno può pure da fare l'occhiata, carina. Sì, ma se ero interessato, cioè se era interessato si fermava a parlare di più. Ma sta al compleanno suo, perché te se dovrebbe cagare? Infatti, è la stessa cosa che ha detto il mio amico. E mi ha detto, sa, fai... motivo. Mi ha detto, sa, fai una cosa, oggi è il suo compleanno e sta con gli amici suoi, sicuramente non è venuto qua per conoscere persone. Lasciagli il numero, però lasciaglielo quando non sta con tutti gli amici, perché magari si potrebbe sentire imbarazzato, magari gli amici potrebbero fare qualche battuta. Quindi lasciaglielo quando se ne sta per andare dal locale e quando non stanno tutti i suoi amici. Quindi cosa ho fatto? Ho aspettato che alcuni dei suoi amici se ne andassero, che lui stava tipo con 2 o 3 persone, mentre se ne stava andando da là, io ho fatto ciao, vieni. Così è buffo. Adesso perché mi ha scritto dopo una settimana non lo so. Cioè perché ha aspettato una settimana per scrivermi? Ma te ti seguono solo ragazze? La maggior parte è un pubblico femminile. Ci sono anche ragazzi e mi dicono sempre che si sentono esclusi perché io non li saluto mai. No, nel mio saluto iniziale faccio ciao ragazze, benvenuto, bentornate in questo nuovo... E tu fai ciao ragazzi e yeah. Ieri ci metti la lettera quella strana 25 segni, così saluti tutti. Tutti, pure i cani. Allora, tutti. Certe volte mi scrivo di in chat privata o sotto i commenti. Ci siamo anche noi maschi, però ci dimentichi sempre. Ciao anche ai ragazzi. Scusa, ma quelli che ti seguono sarebbe un buon pretesto per uscire con dei ragazzi. Quelli che ti seguono, scrivi. Ma che? Ma mi seguono tutti le parti d'Italia? Vado a pelare l'altra storia a distanza. Uno in Abruzzo, uno in Nord Italia, uno a Friuli. Il problema è se uno ti sta qua vicino e ti segue. No, qua cioè, vicino. Raga, la coerenza di Sara. No, qua vicino. Non ho detto che, cioè, mi seguono tutta l'Italia, mica. Ma tu lo sai chi? Lo so. No, se non gli scrivi non lo sai. No! Sì. Male, ma allora ho capito pure io chi è. Taglia bene. Okay. Facciamo un podcast. Non è il podcast, non l'ho mai fatto. Ma stai scherzando? No, io non mi sono mai visto la zanzara, non mi sono mai visto... Cioè, tu mi fai le domande e io ti rispondo, quello è il podcast. Cioè, tu non ti ascolti i podcast su Spotify? No, mai. Se volemmo potremmo attaccare la telecamera al computer e c'è OBS per fare tutto quanto. Ma tanto lo devi tagliare. Vabbè, fammi un suo podcast. Ma che? Ma sai quanto ci metti a fare un podcast? Che cos'è un po'? Prima spiegamelo. Comunque lui è single, vieni qua, fate presentati. Emanuele è single. Ah, guarda, cioè ragazze. Che biondo fare? Con gli occhi celesti. Sì, è pure palestrato. È anche palestrato. Cioè, guarda. Stava scherzando, palestrato di che? Vabbè, però... Questa settimana comincia definizione. Può essere che ho addominali per l'estate. Può essere. Ci danzi? Sì, buoni senso. Ti dico una parolaccia. L'ho scordato. Vabbè, questa poi mi ha detto io, però... No, non si può dire una parolaccia. Ma che cosa dici? Io che non dico parolacce non so. È anche simpatico, però dice le parolacce. Io odio le persone che dicono le parolacce. Ringraziate che c'è YouTube.
Veramente? Io non dico più, cioè non, cerco di non dire, tipo anche quando sto con Paola, che è la mia collega e nonché amica, lei dice un sacco di parolacce, la riprendo sempre. Io ne dico parolacce, io bestemmio tutto il giorno. Ho capito. Ma faccio il meccanico, se non bestemmio non potrei essere meccanico, cioè ci stanno delle cose, delle deformazioni professionali in atto. Tu lavori col pubblico che è macchina, quindi non è la stessa cosa. Basta sponsorizzare il fatto sto single. Single. E ragazzi, allora, oltre al fatto che è un bravissimo ragazzo, al primo appuntamento vi offre l'aperitivo che non è scontato. Ma che cazzo hai detto? Oh, ho capito, ma se esci dalla ragazza devi offrire l'aperitivo al primo appuntamento. Ma sono d'accordo, ma che c'entra? C'entra perché non è scontato. È giusto se uno lo fa perché è giusto, però non è un obbligo. Ma non è un obbligo. E allora non è che però devo. È carineria. Che carineria chi? Carineria. È carineria. Sì, ho capito. Che c'entra però? Non è un obbligo. Quindi non è devi. Beh, se mi scrive qualcuna che c'ha magari 4-5 milioni di euro, offre lei. No, dal primo appuntamento offri tu anche se. Ma dipende, se a me mi scrivo Scusa, eh. Dipende. Da cosa? Ma che cazzo non devo? Se le offro sempre io a prescindere. E quindi, tipo, se tu vieni da me al primo appuntamento e fai tanta strada, ti offro io. Non tutti i ragazzi con cui sono uscita, che sono venuti da me, si sono voluti far offrire le cose. Io ho pagato io, no? La prima volta che siamo usciti hai pagato te? Sì, ma siamo amici! No, ma hai pagato te perché io ci avevo il contatto e quello non lo piava. Infatti ho detto, se no piano un altro cocktail e pago io. Non piava. Ma noi siamo amici. Al primo appuntamento vi offre l'aperitivo. Questa cosa è la cosa. Ma al secondo del ristorante, la terza, guarda, vi offre la macchina. Guarda, c'ho casa già. Vi basta anche a prendere, che comunque non è scontato. Ha la macchina, ho un lavoro, è un bravo ragazzo. Ma che vuoi dire, raga? Basta, ha fatto anche pubblicità. Vabbè, sì, ma metti in contratto scritto poi, Claudio. È dolce. Ma zucchero proprio. Ragazzi. Quando ti innamori, sì. Quando mi innamoro. Ha un cuore di... Di pietra. No, si scioglie il cuore. Vabbè, ma la fai finita, questa fai il tampiccico. No, guarda, si sta imbarazzando. Non lo so, io su due parli di me. Delle cose tu non parla dei tuoi affari, gentilmente, invece che parla di me. Mi sto sponsorizzando. Ci ho capito, non stavo nella puntata delle Greenbound. Dici che devo trovarti la fidanzata. Tu c'hai problemi a trovare le pette? Cioè... è quella la differenza. È vero. Oh, ma dovevo fare sto... raggruppamento di persone con Miriam eccetera. Ma il problema è proprio la tempistica. Scriviamo alle persone che dobbiamo scrivere e facciamo questo incontro. Dalla serie è single, ragazze di cucina anche. Cucina. Momento di panico. Questo è perché Sara ha il brutto vizio che non si porta mai contanti. Senza benzina, sono in riserva. Mi mancano 20 km per tornare a casa. Non si sa il perché, non mi prende nessuna carta da nessun benzinaio e mi dice transazione annullata, transazione rifiutata e non mi fa fare benzina. Adesso io non penso che il problema sia il mio, perché ho provato con diverse carte, ho provato anche a ricaricare la carta perché pensavo che l'importo fosse troppo basso, ma da quello che ho capito anche un'altra ragazza ha provato, questo è il terzo benzinaio che provo, e neanche a lei faceva pagare con la carta. Quindi io penso sia un problema generale. Adesso soluzione: cercare di fare qualche prelievo, fare benzina, rimanere a piedi o provare a farmi 20 km e tornare a casa. Non rimarrò mai più senza contanti, questa è una cosa certa. Io ho detto ciao ragazze per questo vlog, vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividetelo con le vostre amiche e amici, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto e noi ci vediamo giovedì alle ore 13 per un nuovo vlog, perché vi ricordo che i miei video adesso usciranno il martedì e il giovedì alle ore 13, quindi due volte a settimana. Ciao ragazze.